noi sottoscriviamo un protocollo, un accordo di collaborazione, chiamiamolo così, sotto la vigilanza, virgolettata, della prefettura, tra il Comune di Augusta e il Consorzio di Ortofrutta, col quale il Consorzio mette a disposizione una parte, diciamo, dell'introito relativo al vendito di un prodotto, proprio sarà destinato per l'acquisto di beni, di servizi relativi proprio ai minori e ai, diciamo, alla gente che noi ospitiamo. Sembra un'iniziativa concreta verso questo fenomeno che ci ha travolti tutti, tutti, e in modo particolare vorrei dire il Comune di Augusta, che a seguito dell'individuazione del porto quale luogo di sbarco nell'ambito dell'operazione Mare Nostrum, naturalmente ha assunto su di sé un carico onerosissimo per l'ospitalità dei minori non accompagnati, che peraltro sono sempre più ogni sbarco, questi minori aumentano sempre più, verosimilmente anche perché ormai è diventata una sorta di operazione protetta, per cui si mandano avanti questi ragazzi pur di assicurare loro un futuro migliore. E dico un'operazione, un'azione concreta, questa sottoscrizione di questo protocollo, perché ci rendiamo conto, e oggi pomeriggio già ce ne sarà uno di sbarco, che ogni volta si fa una gran fatica a mettere tutti attorno allo stesso problema. Mi riferisco ovviamente a tutte le parti istituzionali che vanno appunto dalle forze di polizia, alle associazioni di volontariato, alla Croce Rossa, eccetera. Nonostante ormai si dovrebbe andare quasi in automatico, tanti sono stati gli sbarchi che abbiamo avuto finora e quanti altri, e chissà ce ne saranno, e proprio si fa veramente di volta in volta una gran fatica a richiamare l'attenzione sul fatto di fornire dell'acqua, se ci sono dei minori, dove l'acqua, dove questo, dove quello. Per cui un'iniziativa di queste che in automatico, ecco, parte già così con questa attenzione verso i minori e verso l'amministrazione, chiaramente dando all'amministrazione una mano nella gestione di questo fenomeno veramente senza di grandissime dimensioni. Non si può che compiacersi e fare sì che iniziative come queste facciano da cassa di risonanza per iniziative d'arte. Lucia, intervengo con molto piacere innanzitutto per ringraziare le istituzioni che hanno avuto molta attenzione, Sua Eccellenza Prefetto di Siracusa, Sua Eccellenza nella qualità di commissario del Comune di Augusta, hanno avuto molta attenzione a questa nostra iniziativa, che noi, diciamo, abbiamo portato avanti con convinzione, non certamente con fini pubblicitari. Noi non abbiamo il nostro prodotto venduto qui, quindi lo voglio specificare perché è bene che si sappia. La portiamo con convinzione e credo, il fatto che è l'unico fatto che voglio sottolineare, perché siamo cooperative, noi siamo un consorzio di cooperative, le cooperative sono imprese che stanno sul territorio, attente al territorio, credo nei processi di legalità. Io sono contento, Eccellenza, che siamo qui non soltanto perché Augusta è stato scelto come luogo di destinazione, come porto per questa problematica complessa, ma anche perché in realtà Augusta oggi c'è il senso dello Stato. Noi crediamo che i principi di legalità si affermano fin dal primo comportamento di un giorno dei cittadini. Le cooperative intendono contribuire per quello che possono fare alle problematiche del territorio, e in questo senso abbiamo lanciato questa iniziativa che brevissimamente espongo, come mi ha chiesto Sua Eccellenza. Noi destineremo sostanzialmente 5 centesimi ogni chilo di prodotto di mini angurie che venderemo sulle catene al nord Italia proprio a questa finalità, e poi sarà appunto saranno le istituzioni a decidere in che forma queste risorse, che ci auguriamo siano tante, nel senso che ci auguriamo che si venda molto prodotto perché si valorizza anche il prodotto del territorio, ma che poi porti anche un ritorno a questa iniziativa. E quindi, diciamo, abbiamo destinato questo budget, fra l'altro mi piace sottolinearlo perché credo che i processi di solidarietà sono importanti anche quando sono in direzioni, anche le catene di distribuzione ci stanno accompagnando in questo percorso perché hanno messo a disposizione i punti vendita, i corner di vendita di questi prodotti con la campagna promozionale, quindi noi ci auguriamo che questo possa essere utile, diciamo, ad attingere ancora.